fratelli e sorelle, siamo veramente uniti in fraternità, in amore, in amicizia, per vivere questa tradizione che ha secoli del Pettolè, il giorno di Santa Cecilia. Allora, noi che siamo amanti delle tradizioni vogliamo rispettarla, questa tradizione. Abbiamo la collaborazione di tanti nostri amici, specialmente di Pietrelive, e poi siamo tutti qui uniti dall'amore del Signore, dall'amicizia fraterna che abbiamo fra di noi. Oh Signore, ti ringraziamo per questo prodotto così squisito e semplice che ci hai donato, unito al vino che tu hai usato come mezzo per rendere presente il tuo sangue sulla terra. Fa che ci sentiamo uniti a te, che fra di noi vi sia la fraternità, vi sia la gioia, vi sia il desiderio di condividere tutto quello che abbiamo. Benedici tutti noi, benedici questo prodotto, benedici tutti coloro che hanno collaborato per rendere gioioso questo momento e questo incontro. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tanti auguri! Saluto tutti i figli miei della Germania. Sì, saluta tutti. Sono il suo salutare. Ma che da... devo salutare mio figlio, no? Sì, posso salutarlo. Ciao Rimmo. Che tu stai perdendo? Che tu stai perdendo, li pettoli. Marilena, Francesco. Ciao Francesco. Ti prendi la pentola che vuoi. Thank you.
Pino viene dalla vigna mia, brindisi faccia a tutta la compagnia. Salutare qualcuno, saluto Michele Calazzo, number one. Mangia bene. Buonasera, siamo collegati in diretta in questo momento con la città di Torino, dove dei nostri concittadini si trovano a combattere in una strada completamente innevata. Vi chiediamo anzitutto se vi manca il calore di questa città. Riferiscono che effettivamente manca il calore di questa città, sì. In questo momento sta nevicando, benissimo, quindi possiamo dire a chiare lettere che Lizzano è molto meglio di Torino. Qui si mangia e si beve, c'è allegria perché l'associazione Pietre Vive sta organizzando questo momento di festa. Invece voi siete tristi, solitari, immersi in un buio celestiale. Lizzano è meglio di Torino. Mi dispiace per Francesco e mi dispiace per Matteo che sono così lontani. Arrivederci, Pietre Vive. Palmisano reciterà la prima poesia di Natale che ha scritto proprio questa notte, accovacciato sul suo caminetto. Non andate via perché la recita sarà fatta in diretta in dialetto lizzanese, in perfetto dialetto lizzanese, al quale abbiamo tolto ovviamente tutte le consonanti che stanno tra la Q e la S. Dove sei in questo momento, Gino? Eh? Dove ti trovi? In questo momento sto nel Tarlini, nel Caterpillar. Sto viaggiando alla velocità di 30 nodi. Gino, fai un saluto ai presenti. Gino, fai un saluto. Un saluto a tutti da parte di Senatore. Rispondono.
Torino ha salutato Michele e Marilena e Francesco. Ciao Michela, ciao Marilena, ciao Francesco. Beh, non... È stato bello ieri.